Siamo qui con Luca Gungui, della cantina Gungui di Mammoiada. Benvenuto Luca. Benvenuti a voi, benvenuta a te Alessandra. Grazie mille di essere qua. Vogliamo iniziare la nostra intervista, il nostro racconto, perché il nostro è sempre un racconto. Prima di tutto presentandoci. E quindi ti chiedo di raccontarci. Chi è la cantina Gungui? Chi è Luca Gungui? Con chi lavora Luca Gungui? Insomma, un po' di voi. Bene, bene. Allora, la cantina nasce, diciamo così, ufficialmente nel 2015, ma con un passato, diciamo così, alle spalle di diversi decenni. I miei nonni, sia mio nonno materno che mio nonno paterno, facevano vignaioli, viticoltori, quindi lavoravano le vigne, facevano il vino. Lavoro barra passione che poi è stata seguita da mio padre e poi insomma dal 2015 dopo un piccolo passato alle spalle da insomma in cui mi occupavo di tutt'altro rispetto alle vigne e al vino, ho deciso insieme ad Alessandra, la mia compagna, di tornare a Mammoiada e occuparci della piccola azienda di famiglia. Io mi occupavo di diritto e di economia prima all'università, poi nei vari uffici in città, a Milano, a Cagliari, insomma nello specifico mi occupavo di contabilità pubblica. C'è una cosa abbastanza noiosa rispetto a quello di cui mi occupo oggi. E poi insomma, appunto nel 2015 abbiamo deciso di tornare a casa e occuparci di Campagna, campagna, esatto. in campagna. Diciamo a un ritmo più umano, dedicare la nostra vita alla campagna. Alla natura, quindi. Allora, sì. Ritorno agli origini, ecco. Sì, e quindi anche tuo padre ti aiuta nel lavoro in Sì, campo. specialmente in vigna e anche in cantina, naturalmente, forte la sua esperienza, insomma, nel lavoro della vigna, della campagna. Mi dà delle dritte, dei consigli, Sì. molte volte grida anche quando sbaglio qualcosa, però ci sta, soprattutto i genitori vanno ascoltati. Ecco. A volte lo sgrido io perché naturalmente non sempre abbiamo la stessa visione, lui è un po' più tradizionalista, io a volte un po' più moderno, più innovatore, però diciamo che alla fine si trova una giusta e corretta sintesi tra tradizione e innovazione che oggi serve veramente. Infatti, ti volevo chiedere proprio questo, in questi anni com'è cambiato, se qualcosa è cambiato, come si è evoluto un po' il vostro approccio nella gestione del vigneto, anche rispetto un po' a come avveniva, come veniva fatto prima che ritornassi tu a gestire l'azienda, i terreni di famiglia. Quindi se ci sono state proprio delle evoluzioni nel concepire le metodologie di lavoro, se avete intenzione di cambiare qualcosa. Beh, diciamo che fondamentalmente la base di partenza è stata la tradizione, quindi un approccio molto tradizionalista perché si tenga conto che le conoscenze, perlomeno le mie conoscenze, appena sono tornato da Cagliari, facevano riferimento alle conoscenze di mio padre. Quindi diciamo che non avendo avuto del tempo a disposizione, cioè tornando da Cagliari, occupandomi immediatamente della vigna, quindi verificando immediatamente nel primo anno ho avuto come punto di riferimento quello di mio padre, che mi ha trasmesso delle conoscenze, delle informazioni molto molto importanti. Naturalmente l'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di crescere, quello di migliorare, è quello di cercare di fare sia in vigna che in cantina il meglio con ciò che si ha a disposizione. Quindi ho iniziato insomma, a studiare, a documentarmi, a confrontarmi anche con esperti di settore, con agronomi, con neologi, cercando di appunto capire quale fosse la strada giusta da percorrere per poter ottenere un prodotto di alta qualità. Un approccio sicuramente, diciamo così, differente rispetto al passato è stato in vigna con la selezione delle uve e dei grappoli migliori. Abbiamo abbassato tantissimo le rese per ettaro. Siamo passati da una resa che non è neanche così tanto alta, di 80 quintali,
Oggi produciamo nelle annate buone 50-60 quintali delle vigne giovani, 30-35 quintali della vigna vecchia. Quindi quello che ho cercato di trasmettere era proprio il valore della qualità, non quindi puntare sulla quantità che ormai noi avevamo Mogliata, ma anche in Sardegna, ma parlo anche in Italia. Probabilmente nel futuro non avremo chance di concorrere con altri paesi che stanno andando verso la strada della quantità, piuttosto che puntare su quella della qualità, quindi valorizzando le vigne, valorizzando l'uva e di conseguenza valorizzando il prodotto che ne scaturisce, cioè il vino. Quindi voi anche sull'aspetto della naturalità siete molto concentrati, anche il discorso appunto di promuovere nel vino il territorio, siete biologici. Quindi, Assolutamente. Luca, dicevamo che professionisti che vi hanno dato dei consigli sulle varie pratiche agricole ci sono stati, quindi come hanno contribuito? Qual è la vostra idea di conseguenza rispetto a questi consigli che avete ricevuto, qual è l'approccio da un punto di vista agronomico, ecco. Ma vedi, la base di partenza è, come dico sempre, è stata la tradizione, è stata la conoscenza di mio padre, ovviamente. Quello che si è cercato di fare poi negli anni era riuscire a implementare questa conoscenza di base, diciamo così, dovuta alla tradizione e alle informazioni di chi mi ha preceduto, mettendoci dell'innovazione, ma mettendoci anche dello studio, mettendoci anche delle competenze, delle professioni. E questo per aumentare la qualità dell'uva, la qualità della lavorazione del vigneto e quindi di conseguenza la qualità del vino. Faccio un esempio: se prima venivano prodotti 80 quintali per ettaro di Canonau, si è scelto di produrre 50-60 quintali per ettaro nelle vigne giovani, nelle vigne vecchie addirittura 30-35 quintali per ettaro. Naturalmente in agricoltura e quindi in viticoltura, qualità e quantità sono inversamente proporzionali, cioè più uva si produce e meno sarà la qualità dell'uva e quindi la qualità del vino. E questo perché io sono convinto che la Mogliata, il mio territorio, ma la Sardegna, ma in generale l'Italia, se ha una sfida da vincere nel futuro sarà quella della qualità. Noi non potremo in futuro competere con i grandi paesi che saranno più avanti, i grandi paesi del vino, che gioco forza punteranno sulla quantità e non sulla qualità. Quindi diciamo un approccio da un lato molto molto conservatore, tradizionalista, ma con un piglio di innovazione che non guasta e anzi aumenta Ecco, la qualità. e rispetto a questo, il discorso dell'innovazione, sulla vinificazione, qual è lo stile che adottate? Visto che utilizzate appunto il mosto fiore, Sì, questi sì, molto particolari, Esatto, abbiamo aggiunto. quello che ho sempre cercato nei miei vini è una caratteristica, diciamo così, di eleganza e di finezza. Giocando, diciamo, su un vitigno che certamente negli anni di eleganza e di finezza non ha fatto il suo punto di forza, che è il Canonau. Però diciamo così, io ero convinto e sono tuttora convinto che con delle... diciamo così, con dei piccoli accorgimenti molto molto semplici in vigna e in cantina si possono ottenere dei grandi Canonau di facile beva e di eleganza. Peraltro ci sono altri paesi come la Francia che da questo punto di vista sono dei maestri, cioè fanno dei Grenache che sono dei Canonau molto tipici ma al contempo di eleganza, molto molto eleganti. E questo è un po' il tratto distintivo, diciamo così, dei miei vini, e se c'è uno stile che mi rappresenta, Ok, quindi tu punti anche su questo, come dire, questa similitudine anche rispetto al territorio e rispetto alla Francia, no? Al cru. esatto, Ti bravissimo, è proprio ispiri? quello. È proprio quello. Beh, la Francia, naturalmente, se c'è una cosa, diciamo così, che dobbiamo fare noi per migliorarci sempre, è quella di prendere come esempio i migliori. E da questo punto di vista, certamente i francesi, avendo secoli di esperienza alle spalle con il Canonau, con il Grenache, sicuramente abbiamo tanto da imparare. E visto che oggi le informazioni sono a disposizione, perché non imparare?
Più che altro è molto interessante questa similitudine rispetto al territorio che si presta, perché il territorio di Certo. Mamoiada, in generale anche del resto della Sardegna, ha queste caratteristiche un Beh, po'. in generale già Mamoiada è un po' simile, sì, ad Piccoli altri paesi. Sì, appezzamenti. penso a Chateauneuf-du-Pape, ma anche altri modelli con dei piccoli appezzamenti che possono essere definiti dei veri e propri crù. Pensa che il vino che viene fatto nel versante est è completamente diverso, nonostante sia sempre un canone Brunetta, ma è completamente diverso dal vino che viene fatto sul versante ovest, per esposizione, per tipo di terreno, per sole, per vento, insomma, delle caratteristiche che rispecchiano sempre il cru Mamoiada, però poi nel calice si notano delle marcate differenze. E queste differenze, va bene, in un paese, in un territorio come Mamoiada, è una ricchezza, cioè queste piccole parcelle, ogni produttore che fa il proprio vino è una vera e propria ricchezza e poi nel mercato deve essere ovviamente ben comunicata e poi viene riconosciuta. Va E bene. questo è un po' il nostro punto di forza. Quello su cui appunto facciamo i migliori auguri Grazie. di riuscita ovviamente nel perseguimento dei vostri obiettivi. Ti ringrazio molto per la disponibilità. Ma grazie a voi, grazie a Ti voi. saluto e ti saluto. Grazie mille. Ciao, ciao, a presto.